Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui con Gherardo Zaltron, esperto di automazione industriale ed appassionato di tecnologia ed innovazione. Nella puntata di oggi si parlerà della storia di Internet e di come si è evoluta nel tempo. Internet è una rete di telecomunicazione mondiale che mette in collegamento tra loro PC e altri tipi di dispositivi. Assieme alla TV e alla radio è sicuramente uno dei maggiori sistemi di comunicazione e informazione. Basa tutta la sua tecnologia su dei protocolli di comunicazione. I protocolli di comunicazione sono dei linguaggi. Come noi, per parlare con un nostro interlocutore, dobbiamo, per farci capire, parlare lo stesso linguaggio, così è anche per i dispositivi collegati a Internet. Nel caso di Internet, il linguaggio in questione è un protocollo che si chiama TCP/IP, un insieme in realtà di due protocolli, il TCP e l'IP. All'inizio Internet era utilizzato principalmente per scambiarsi messaggi di puro testo. Via via negli anni ha subito tutta una serie di evoluzioni tecniche che hanno permesso di veicolare attraverso Internet anche altri tipi di informazioni multimediali come immagini, video e quant'altro. Vediamo però un po' assieme da dove nasce Internet e come la sua evoluzione ha portato all'Internet che conosciamo oggi. Tutto nasce nel 69, erano gli anni in cui America e URSS erano impegnati nella conquista dello spazio. E voi direte, e questo insomma con Internet cosa c'entra? C'entra perché in realtà gli americani si vedevano superati nella corsa allo spazio da i russi e quindi hanno intrapreso un progetto che assicurasse una comunicazione tra le diverse città e stati americani. Questa rete all'inizio era costituita da veramente pochissimi computer, due in un primo momento e poi quattro e via via, fino ad arrivare a 23 nei primi anni 70. Come ho già detto, in questo primo tempo la comunicazione è ridotta veramente a semplicissimi messaggi di testo. Pensate che il primo messaggio era costituito da un'unica parola, login. In realtà sono arrivate nel primo test soltanto le prime due lettere, quindi capite bene, si trattava di una rete veramente embrionale e con moltissime difficoltà tecniche. Via via con gli anni queste difficoltà tecniche sono state affrontate e superate. Ai quattro computer iniziali se ne sono aggiunti altri fino ad arrivare a 23 nel 71. Poi, sempre negli anni 70, ha fatto ingresso una cosa che noi conosciamo bene e che è la chiocciola, quel simbolo che tutti utilizziamo quando mandiamo via un'email. Cosa sta a significare quella? Sta a indicare a differenziare un utente dal computer che sta utilizzando. All'inizio in realtà le comunicazioni erano soltanto tra computer e computer, mentre con l'introduzione della chiocciola è stato possibile far comunicare più utenti da un unico computer con altrettanti più utenti collegati a un altro computer dislocato in un'altra area geografica. È proprio in questi anni che viene inviata per esempio la prima email. Successivamente, quindi parliamo del 1973, alla rete ARPANET, di cui abbiamo parlato fin qui, che è una rete prettamente americana, si collegano anche gli stati europei. Questo grazie allo sviluppo appunto di quel protocollo, quindi quel linguaggio comune di comunicazione di cui abbiamo accennato in precedenza, il TCP/IP, che è stato sviluppato in Europa. Grazie a questo, negli anni aumentano notevolmente i computer e le reti collegati tra di loro.
Un'altra spinta nell'evoluzione della rete internet la dà un ricercatore del CERN di Ginevra. Infatti nel 1989 Tim Berners-Lee crea un protocollo di trasferimento ipertestuale, l'HTTP. Se ci fate caso, quando navigate su internet, in alto sulla barra del programma che utilizzate, all'inizio del percorso compare proprio questa scritta, no? HTTP, che sta proprio per protocollo di trasferimento ipertestuale ed è la base che ci permette di trasferire documenti attraverso internet. Altri elementi molto importanti sono l'HTML, che è quel linguaggio con cui sono scritte le pagine internet che tutti noi consultiamo oggigiorno, e l'URL, che è quell'indirizzo che noi scriviamo giusto sulla barra in alto dei programmi che utilizziamo per raggiungere il sito, la pagina a cui vogliamo accedere. Nel 1993 nasce appunto anche il primo software, quindi il primo programma per la navigazione su internet, Mosaic, che apre la strada a un utilizzo, diciamo, più ampio di internet e delle informazioni in esso contenute. Nel 1994 nasce il World Wide Web Consortium. È un ente che si occupa di definire le linee guida di un web che deve essere aperto a tutti, in cui le informazioni devono essere accessibili liberamente senza vincoli. Via via negli anni, dai primi messaggi di testo che abbiamo visto, si sviluppano tutta una serie di altre comunicazioni basate sempre su internet come strumento. Nascono per esempio dei podcast musicali, quindi per esempio della condivisione per file musicali, molti di voi magari ricorderanno Napster, e anche altri servizi sempre basati su internet. eBay, con quindi la nascita di quello che oggi conosciamo come essere il commercio elettronico, nasce proprio nei primi anni 90. Di lì hanno il proprio inizio nel 95, per esempio PayPal, che è un sistema che tutti noi utilizziamo per le transazioni, per i pagamenti su internet. Importante, sempre in quegli anni, nascono i motori di ricerca. Oggi siamo assolutamente abituati a utilizzarli e li diamo per scontati. Non lo era in quelle fasi di internet. Nasce quindi, con l'aumentare di contenuti su internet, nasce anche la necessità di riuscire in maniera semplice e veloce a ritrovare quei contenuti all'interno della rete. Ecco che quindi vengono sviluppati i primi motori di ricerca, Yahoo e Google in primis. Via via, con gli anni, anche la velocità di collegamento tra i vari computer e dispositivi che compongono la rete internet migliora, e quindi permettono il trasferimento anche di file più complessi. Ne sono un esempio sicuramente i file video. Nei primi anni 2000, per esempio, nasce YouTube. YouTube è forse uno dei primi esempi di sito pensato non più come una pagina semplicemente statica creata da qualcuno che io posso solo consultare, bensì posso interagire col sito, e quindi è l'evoluzione, diciamo, 2.0 del web, che da quel momento quindi l'utente non è più semplicemente chiamato a consultare le pagine internet, ma può interagire con esse. Sono altri esempi blog e forum magari tematici, in cui uno può proporre un tema, proporre una domanda e gli utenti rispondono alla domanda da lui posta. Ecco che questa interazione è permessa grazie all'evoluzione di internet.
Sempre nei primi anni 2000 nascono quello che sicuramente ha cambiato il modo di comunicare e di interagire delle persone, i social network. Facebook, LinkedIn, MySpace sono sicuramente esempi di questo. Oggigiorno siamo sempre più dipendenti dai social network, lo dimostra il fatto che quando questi, per magari un problema sui server, vengono meno, getta, come dire, nel panico molte persone che non sono più in grado di poter comunicare e interagire con gli altri utenti dei medesimi social. Ad oggi più di 4 miliardi di persone sono collegate a internet. Questo è un dato sicuramente significativo, se pensiamo che nei primi anni 70 erano 4 i computer collegati alla medesima rete. Ma ancora di più rispetto alle persone, oggi sono i dispositivi collegati a internet. Infatti oggi parliamo di Internet of Things, ovvero dei dispositivi che possono essere dalla lavatrice alla caldaia ai telefonini stessi che sono collegati su internet e tramite internet possono interagire con noi e con anche altri dispositivi. Faccio un esempio, sicuramente il frigo. Esistono oggi frigoriferi che sono in grado addirittura di comporre la lista della spesa e, perché no, ordinarla e farla consegnare direttamente. Questo è forse un concetto un po' alienante e a mio modo di vedere lo è. Dobbiamo essere bravi in questi anni di trovare una giusta dimensione alla tecnologia, che ci sia sicuramente di aiuto nella vita quotidiana, ma che non si sostituisca a noi in essa.